Ciao a tutti ragazzi, io sono Derek Aliund e benvenuti nel mercoledì di Tech Fanpage, il giorno dei gadget tecnologici più strani del mondo, il giorno che io aspetto con tanto ardore perché è il giorno più divertente della settimana. Sono veramente felice che la rubrica vi stia piacendo e i dispositivi che conservo per voi oggi ragazzi sono veramente una figata. Parleremo di una sorta di stampante 3D che però stampa pancake che si possono disegnare con il computer. Parleremo di un accessorio per smartphone e tablet che trasformerà il vostro dispositivo mobile in un rilevatore in 3D da utilizzare proprio per diversi scopi. Parleremo di un proiettore wireless a lampadina. Insomma ragazzi, oggi ci divertiamo veramente tanto, quindi bando alle ciance e diamo il via alla nuova puntata dei 5 dispositivi tecnologici che non pensavate esistessero ma che esistono realmente. Iniziamo subito con una stampante veramente fighissima, si chiama il Pancake Bot e come potete immaginare a cosa serve? Serve ad analizzare le immagini con il computer, come state vedendo adesso in video, in questo caso la Torre Eiffel, e come per magia trasformarli in veri e propri pancake con tanto di sfumature e dettagli molto particolari. Di proiettori ne abbiamo visti tanti, ma nessuno è come il Beam, un proiettore wireless molto particolare che, come potete vedere, è una vera e propria lampadina con tanto di luce LED. Il funzionamento è semplicissimo, è possibile utilizzare il proiettore in diverse posizioni, sia orizzontali che verticali, ed è possibile utilizzarlo tramite dispositivi AirPlay e Miracast. Insomma, tutto quello che si fa sul proprio smartphone, soprattutto su Android e iOS, è possibile visualizzarlo tramite questo proiettore che aprirà uno scenario che ha veramente tantissime possibilità. Continuiamo con lo Structure Sensor, un dispositivo veramente fantastico compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia smartphone che tablet, il cui scopo è quello di effettuare una scansione in 3D di qualsiasi cosa ci sia nella realtà. È possibile effettuare scansioni di interi locali, è possibile effettuare scansioni di oggetti ed è addirittura possibile effettuare scansioni di volti umani. Le scansioni poi possono essere utilizzate per diversi scopi, come per esempio quello della stampa 3D. Insomma, si tratta di un dispositivo veramente fantastico che è ormai stato utilizzato da tantissimi esperti del settore. Continuiamo con The Ring, un particolarissimo dispositivo indossabile che, proprio come dice il nome, è un vero e proprio anello. Anello nel quale sono stati inseriti una serie di sensori di movimento e il Bluetooth che permetterà la connessione quindi allo smartphone, che sarà quindi in grado di riconoscere i movimenti effettuati a mano libera con la mano e collegarli ad una serie di funzionalità prestabilite sempre tramite lo smartphone. Sarà per esempio possibile inviare dei messaggi, sarà per esempio possibile controllare tutti i dispositivi domotici, insomma si potrà fare tutto semplicemente a mano libera e muovendo il dito. Terminiamo la puntata con il Dolphy, un dispositivo che, devo ammetterlo, mi ha fatto rimanere a bocca aperta appena l'ho visto. Che cos'è? È un dispositivo elettronico in grado di pulire i panni. Invece della lavatrice si utilizzerà questo dispositivo. Come? Tramite la tecnologia ultrasonica. Ebbene sì, il Dolphy cosa farà? Inserito nell'acqua assieme ad un capo da pulire, emetterà degli ultrasuoni in grado di far distaccare le molecole di sporco dal tessuto e di pulire quindi il capo messo in immersione. Niente più necessità di sfregare, niente più necessità di utilizzare detergenti. Con il Dolphy sarà possibile pulire i propri capi in viaggio, molto probabilmente, con tutta comodità. Bene ragazzi, questo è quanto. Questi erano i 5 dispositivi tecnologici di oggi. L'appuntamento ovviamente al prossimo mercoledì, quando ovviamente vi parlerò di altri 5 dispositivi tecnologici che non sapevate esistessero, ma che in realtà esistono davvero. Io sono Derek Aliendo e vi mando un abbraccio.